Ci ritroviamo con Livio Forma all'esterno dello stadio Tardini di Parma, stavolta dopo la partita vinta dal Parma sul Cesena per 2-0. Delle due squadre, quella più in crisi era quella romagnola, e c'è stato così un surplus di lavoro anche per via dell'esonero di Giampaolo. Sì, in effetti è così. Veniamo alla partita prima. Parma ha vinto meritatamente, ha impiegato più del necessario per realizzare il primo gol. Giovinco, che tra l'altro ha sbagliato anche un calcio di rigore, un Giovinco oggi bravo come al solito a cambiare il ritmo della partita, però un po' inconcludente nei 16 metri finali. Comunque la vittoria del Parma ci sta tutta perché era decisamente superiore al Cesena, e spiace che il Cesena abbia esonerato Giampaolo, ma nel calcio contano solo i numeri. Giampaolo è un ottimo allenatore, evidentemente quest'anno non è riuscito a trasferire le sue idee alla squadra. E possiamo dire che il Parma è guarito dopo lo scivolone di San Siro, oppure ti è parso lo stesso una squadra magari facilitata da un Cesena, insomma, decisamente negativo? No, oggi il Parma ha giocato un'ottima partita ed era un successo importante, perché veniva da una settimana di polemiche interne, anche ritiro, non ritiro, c'erano state, mi pare, anche delle discussioni in allenamento con Cazzotti tra i giocatori, e quindi sono tre punti che intanto danno tono alla classifica e poi rasserenano sicuramente l'ambiente.